Buonasera a tutti e benvenuti al primo seminario dell'edizione 2020 del ciclo Orizzonti in Medicina e Biologia. Io sono Favera Alice, sono una studentessa del secondo anno di Medicina e Chirurgia presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Prima di iniziare vorrei proporvi una piccola presentazione di questa istituzione per coloro di voi che non la conoscessero. La Scuola Superiore Sant'Anna è un'università pubblica alla quale gli studenti possono accedere esclusivamente per merito attraverso un selettivo concorso nazionale. Gli studenti della scuola hanno l'opportunità di associare la loro carriera prettamente universitaria ad un percorso appositamente creato sulla base dei loro interessi. Ciò avviene all'interno di un ambiente multidisciplinare, altamente stimolante, dove quindi gli studenti di diverse classi accademiche non solo si ritrovano a condividere gli stessi corsi e gli stessi progetti, ma anche a vivere proprio nello stesso ambiente. Un ambiente dove quindi nuove idee possono nascere e maturare. Nonostante questa istituzione sia stata fondata solamente 33 anni fa, in breve tempo ha raggiunto un alto prestigio nel panorama internazionale, sia in termini di educazione sia di ricerca, e viene anche menzionata in diversi ranking internazionali. Per esempio, nell'ultimo Times Higher Education World University Ranking, la Scuola Superiore Sant'Anna si è posizionata al 7° posto tra le migliori giovani università nel mondo. Durante lo scorso anno accademico la scuola ha inoltre inaugurato il Simulabo, un nuovo strumento per la didattica in ambito medico che offre la possibilità di simulare processi diagnostici e terapeutici. La scuola inoltre si propone di offrire una formazione in ambito medico quanto più ampia possibile e con questo obiettivo è stata durante sempre lo scorso anno accademico e anche quello in corso la prima a ospitare un corso di Space Biology con anche l'intervento dell'astronauta Paolo Nespoli e un corso di medicina climatica e ambientale. Questo fervido ambiente culturale ha inoltre stimolato l'istituzione di questa serie di seminari intitolata appunto Orizzonti Medicina e Biologia. Questi seminari ci danno l'opportunità di ospitare molti ricercatori brillanti e devoti alla medicina, che ci portano parte della loro esperienza nell'ambito di ricerca biomedica. Prima di iniziare l'incontro, vorrei condividere con voi un piccolo riassunto della scorsa edizione di Orizzonti attraverso questo breve video. Andasse sarebbe meglio. Grazie. Cosa si è staccato? Sì. Ringrazio quindi il professor Gallus per aver accettato il nostro invito e lascio la parola al professor Leonetti, il quale si occupa dell'organizzazione dell'intero progetto e che introdurrà l'ospite. Grazie a tutti per l'attenzione.
Buonasera a tutti e benvenuti al primo dei cinque seminari Orizzonti in Medicina e Biologia alla Scuola Superiore Sant'Anna, un ciclo di seminari del settore di scienze mediche della classe di scienze sperimentali della scuola che è alla nona edizione. Sono molto felice che a inaugurare questo nuovo ciclo di seminari sia il dottor Silvano Gallus, nato a Milano nel 1970 e ha conseguito una laurea in scienze dell'informazione presso l'Università degli Studi di Milano nel 1999. Dal 1997 è ricercatore presso l'Istituto Mario Negri, dove dal 2017 dirige il laboratorio di epidemiologia degli stili di vita del Dipartimento di Ambiente e Salute della stessa istituzione. Inoltre è professore associato onorario presso l'Università di Nottingham nel Regno Unito. Tra i suoi maestri c'è il professor Carlo Lavecchia dell'Università di Milano, con il quale ha subito pubblicato, già nel 1999, esordito scientificamente con una pubblicazione sul Lancet, e a questo ne seguiranno ben altre 12 pubblicazioni sulla stessa rivista e poi altri 3 sul Lancet Gastroenterology and Pathology e Lancet Public Health. Le principali linee di ricerca del dottor Gallus includono il controllo del tabagismo in Italia e in Europa, il monitoraggio dell'obesità e dell'alcol in Italia e l'epidemiologia dell'acufene. Gli otorini, insomma, ne sanno qualcosa. Ha condotto svariati progetti di ricerca nazionali e internazionali in qualità di coordinatore e partner, attualmente coinvolto in ben 4 progetti finanziati dalla Comunità Europea, inoltre è un membro del Global Burden of Disease, cioè quello che decide un po' più o meno dove si deve andare a livello mondiale sulle strategie. Membro di svariati comitati scientifici, inoltre associate editor di numerose riviste, tra le quali Scientific Report e Journal of Epidemiology, è autore e coautore di più di 270 articoli pubblicati su riviste scientifiche, oltre a Lancet anche Nature, JAMA e altri del settore. Attualmente ha un H-index di 53 su Scopus e inoltre per meriti scientifici il dottor Gallus ha ricevuto nel 2019 il famoso premio Ig Nobel per la medicina per degli studi condotti appunto sugli aspetti protettivi di cui oggi comunque ci farà cenno della pizza fatta in Italia con ingredienti italiani. E quindi invito qui il dottor Silvano Gallus per la sua relazione dal titolo Epidemiologia degli stili di vita in Italia. Bene, grazie mille. Dopo questa presentazione posso andare a casa. Cioè, perfetta, grazie mille. No, io sono onorato di essere qua, devo dire la verità. Sentito che l'anno scorso c'era un premio Nobel, per me è difficile venire qua da premio Ig Nobel a mostrarvi un po' quello che faccio, però io sono molto contento, quindi ringrazio davvero. Oggi vi parlerò dell'epidemiologia degli stili di vita, io mi occupo di questo da ormai 22-23 anni e mi occupo, sì, dell'epidemiologia degli stili di vita. Io partirei dalla definizione di epidemiologia. L'epidemiologia deriva dal greco e significa studio sul popolo. E, sebbene esistano molte definizioni di epidemiologia, forse la migliore è proprio questa che vediamo qua. L'epidemiologia è la branca della medicina che si occupa dell'incidenza, distribuzione, cause, sviluppo e progresso di vari stati o eventi legati alla salute, quindi sono praticamente le malattie. Ebbene, dalla definizione capiamo che l'epidemiologia si occupa oltre alla distribuzione anche e soprattutto delle cause delle malattie più frequenti. Ops, è storta. E
quindi grazie all'epidemiologia, grazie a molteplici studi epidemiologici, è stato possibile identificare alcuni fattori di rischio che influenzano negativamente la salute. Un fattore di rischio ovviamente può essere considerato l'età, per esempio. L'età è un fattore di rischio sicuramente per svariate patologie. Più cresce la nostra età, più ovviamente abbiamo un rischio maggiore di morte e di decesso. Però l'età non possiamo farci più di tanto. Però ci sono alcuni stili di vita scorretti, alcuni di questi fattori di rischio che possono essere evitati. Ecco, l'epidemiologia degli stili di vita studia proprio questi fattori che possono essere evitati, e se evitati possono salvare soltanto in Italia centinaia di migliaia di anni di vita e di anni di vita in salute. Questi sono i DALIS, che è questa misura di anni di vita in salute, cioè di perdita di anni di vita in salute, che corrispondono agli anni di vita persi per decesso più gli anni di vita persi per disabilità. Allora, quali sono i più importanti fattori di rischio evitabili in Italia? Beh, questo grafico ci fa vedere quali sono questi. È una pubblicazione del Global Burden of Disease, di cui appunto, come dicevamo, faccio parte, dei collaboratori del Global Burden of Disease. E si è creato un gruppo italiano, siamo un centinaio, un centinaio, e abbiamo pubblicato questo articolo su Lancet Public Health 3 mesi fa, in cui abbiamo mostrato come il fattore di rischio più importante è il tabacco in Italia, seguito da altri fattori di rischio. Ma come possiamo vedere, nei primi 6 fattori di rischio abbiamo il dietary risk, quindi i rischi legati all'alimentazione, un alto indice di massa corporeo e l'uso di alcol. Per questo motivo oggi vi parlerò del fumo, quindi farò un focus sul fumo, perché io mi occupo molto di questo fattore di rischio così importante. Poi parlerò di alcol, di obesità, e poi guarderemo anche questo premio che ho ricevuto 4 mesi fa ad Harvard, e vi mostrerò anche i motivi per cui ho preso questo premio. E parleremo quindi di dieta mediterranea e poi ci avvieremo verso le conclusioni. Per quanto concerne il fumo, noi sappiamo ormai, con le ultime stime del Global Burden of Disease, che sono più di 9 milioni morti attribuibili al fumo ogni anno nel mondo. Le principali cause di morte per fumo sono il tumore del polmone, le conoscete bene, altri tipi di tumori, malattie respiratorie non neoplastiche, quindi broncopneumopatie cronico-ostruttive e malattie cardiovascolari. Quello che è noto anche è che il fumo passivo è stato classificato dalla IARC di Lione, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come sostanza cancerogena per l'uomo. E quello che si sa meno è che dei 9 milioni di morti causati dal tabacco, 1 milione circa sono persone che non hanno mai fumato e che muoiono anticipatamente a causa del fumo passivo. Da quanto tempo si sa che il fumo provoca tumori e queste malattie? Almeno da 70 anni. Nel 1950 Winder, Graham, Bradford Hill, Richard Doll, che sono tra i più grandi epidemiologi mai esistiti, hanno pubblicato 2 articoli che hanno fatto storia. Entrambi mostravano i risultati relativi a uno studio caso controllo, in cui mostravano per la prima volta un'associazione tra fumo e rischio di tumore del polmone.
Da lì a nei successivi 70 anni ci sono stati migliaia di studi che hanno mostrato, che hanno confermato questo dato e hanno mostrato anche le associazioni tra il fumo e il rischio di altri tipi di tumore e di malattie cardiovascolari e di altre malattie croniche. E quello che sappiamo oggi sul fumo è ben rappresentato, ben mostrato da questo grafico che ha fatto anche questo storia, e questo è un articolo di Richard Doll che ho avuto il piacere di conoscere quando ormai aveva più di 90 anni, che ha pubblicato questo articolo sul BMJ, è un articolo che si riferisce a uno studio di coorte dei medici inglesi, 50.000 medici inglesi seguiti per 50 anni, quindi avevano una mole di dati notevole, sono riusciti a vedere la sopravvivenza dei fumatori e dei non fumatori. Questo grafico ci dice che su 100 non fumatori vivi a 30 anni, ben 81 raggiungeranno i 70 anni e ben 24 raggiungeranno i 90 anni. Invece su 100 persone che continuano a fumare sigarette, vive a 30 anni, soltanto 58 raggiungono i 70 anni e solo 4 i 90 anni. La cosa bella però è che basta smettere. Chi smette a 40 anni ha un rischio di morte di poco superiore a chi non ha mai fumato. Addirittura chi smette a 30 anni ha praticamente la stessa linea di sopravvivenza di chi non ha mai fumato. E anche smettere a 50 anni evita più o meno la metà dell'eccesso di rischio causato dal fumo, e anche smettere a 60 anni, insomma, smettere ad ogni età corrisponde sempre a una riduzione del rischio di mortalità. Questa tabella mostra i benefici della cessazione, una tabella che è fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'OMS, e mostra come già nelle prime settimane abbiamo dei benefici netti della cessazione. Dopo un anno il rischio di malattie coronariche si dimezza rispetto a un fumatore, dopo 1-4 anni il rischio di morte si dimezza rispetto a chi continua a fumare, e dopo 10 anni il rischio di tumore del polmone si dimezza rispetto a un fumatore. In questa tabella vediamo un nostro studio che abbiamo pubblicato nel 2011 nella rivista Preventive Medicine, dove abbiamo mostrato i morti attribuibili al fumo. Dai dati di mortalità, dai rischi relativi per causa di morte e dall'esposizione, quindi dalla prevalenza di fumatori, è possibile stimare il proportion attributable fraction, che ci consente di ottenere i morti attribuibili al fumo. Ebbene, possiamo vedere come dei 570.000 morti nel 2010, ben più di 70.000 muoiono a causa del fumo ogni anno in Italia. Il 12% delle morti sono evitabili, sono causate dal fumo. Se guardiamo la distribuzione, ci sono 25.000 morti per il tumore del polmone causate dal fumo, 10.000 altri tipi di tumori, 15.000 circa malattie respiratorie non neoplastiche e 20.000 circa malattie cardiovascolari. 20.000 sono tantissime, uno non ci pensa, ma è uno dei più frequenti delle più frequenti malattie causate dal fumo. Le malattie cardiovascolari sono in particolare l'infarto miocardico acuto e l'ictus. Adesso vi faccio vedere alcuni dati relativi a uno studio che io conduco in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità tutti gli anni, dal 2001 al 2019, ci sarà tra poco la versione del 2020, è un'indagine condotta sulla popolazione generale su un campione di circa 3.000 soggetti ogni anno, che sono rappresentativi della popolazione adulta italiana in termini di sesso, età, variabili socio-economiche e area geografica.
questo studio è il fieldwork, è condotto dalla Doxa, che è un istituto di marketing. Ecco, guardando tutte le indagini Doxa possiamo vedere come è cambiata la prevalenza del fumo in Italia tra il 1957 e il 2018. Possiamo vedere che questi qua sono gli uomini, le donne e entrambi i sessi. Negli uomini possiamo vedere come ci sia stato un crollo dei fumatori. Due italiani uomini su tre adulti fumavano nel 1957, questa prevalenza è via via discesa fino, diciamo, al 26% dei giorni nostri. Mentre invece tra le donne soltanto il 6-7% delle donne fumava nel 1957, questa prevalenza è aumentata fino al 25% circa nel 1990, per poi diminuire fino al 2018 sotto il 20%. Quello che possiamo notare in entrambi i sessi è che c'è stato sempre una diminuzione in entrambi i sessi della prevalenza di fumatori fino a un certo punto, fino al 2010 circa, e poi addirittura dal 2014 osserviamo un aumento della prevalenza in entrambi i sessi. Questo è un articolo che abbiamo pubblicato soltanto nel 2015-2016, dove abbiamo mostrato appunto che più o meno c'è un fumatore ogni 4 tra gli uomini e una fumatrice ogni 5 tra le donne. In Italia si fuma meno rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, come possiamo vedere da questo studio dell'Eurobarometer del 2017, e questo dato lo confermiamo anche noi nel nostro studio TACC, che è uno studio che abbiamo condotto, uno studio Horizon 2020 che è appena completato e che ho condotto io con il mio gruppo, dove osserviamo che l'Italia ha un po' la stessa prevalenza di fumatori dell'Irlanda e dell'Inghilterra. Beh, dobbiamo fare un plauso agli italiani effettivamente, perché in realtà in Italia non sono adottate quelle misure fiscali e regolatorie che sono adottate invece in Inghilterra e in Irlanda. Solo per farvi capire, in Inghilterra e in Irlanda un pacchetto di sigarette, un pacchetto di Marlboro costa intorno ai 10 euro anche una volta che aggiustiamo per prodotto interno lordo pro capite. E lo stesso pacchetto in Italia costa intorno ai 5,50 euro, quindi insomma dobbiamo effettivamente ammettere che in Italia si fuma meno e dobbiamo fare un plauso agli italiani, come vedremo successivamente. Io l'ho scritto in un paio di articoli. Però bisogna stare molto attenti, abbiamo visto anche che in Italia c'è stato un aumento della prevalenza dei fumatori. Bisogna stare molto attenti per alcuni dei prodotti nuovi, tra virgolette, nuovi, perché adesso vedremo anche quali sono, che sono stati messi in commercio proprio per promuovere la nicotina, soprattutto tra i giovani, per trovare le nuove generazioni di fumatori del futuro. Uno di questi sono le sigarette rollate a mano. Come possiamo vedere, la proporzione di coloro che prediligono, che fumano più frequentemente sigarette rollate a mano, sono aumentati dal 3% al 9% in soltanto 8 anni, tra il 2011 e il 2018. Se consideriamo soltanto i giovani, questi sono aumentati anche in questo caso qua del 300% in soli pochi anni. Perché questo? Perché le sigarette rollate a mano costano quasi la metà rispetto alle sigarette confezionate. Una sigaretta confezionata costa intorno ai 28 centesimi a sigaretta, mentre una sigaretta rollata a mano costa intorno ai 15-16 centesimi di euro. Anche le vendite mostrano proprio questo, come sia calato le vendite per le sigarette, che è questa linea tratteggiata, e come invece siano aumentate le sigarette, le vendite dei trinciati per le sigarette rollate a mano.
Un altro problema che è quello delle sigarette elettroniche. Le sigarette elettroniche sono, penso che lo sappiate tutti, sono dei dispositivi elettrici che scaldano un prodotto che spesso contiene nicotina. Questo prodotto è un liquido che contenendo nicotina genera un aerosol che viene inalato proprio per assumere nicotina. È vero che le sigarette elettroniche sono verosimilmente meno dannose delle sigarette convenzionali, delle sigarette tradizionali, ma il problema è che sono indubbiamente dannose, non lo dico io, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è l'ente più importante quando si parla di salute pubblica. Il problema è che noi non abbiamo dati sul reale impatto di queste sigarette elettroniche, perché le sigarette elettroniche contengono molte sostanze di cui noi non sappiamo niente, non abbiamo quindi, soprattutto a lungo termine, non abbiamo idea di quale sia la tossicità di questi prodotti. Poi c'è stata questa Evali, che è proprio un'epidemia di malattie polmonari severe che ha causato 60 morti finora e più di 2.600 casi. In realtà i numeri sono ancora molto piccoli, in questo caso sono i numeri in una popolazione di 300 milioni di abitanti, però fanno capire che anche nel breve termine ci possono essere malattie nuove che noi non conosciamo. Quindi è importante diffidare un po' di questi nuovi prodotti. Noi il reale contributo che diamo a questo non è sulla safety del prodotto, sulla sicurezza del prodotto, ma riguarda il monitoraggio di questo prodotto. Possiamo vedere che oggi come oggi l'1,3% della popolazione fa uso di questi prodotti, delle sigarette elettroniche. 1,3%, stiamo parlando intorno ai 500-600 mila italiani. Sono più frequentemente uomini, sono più frequentemente giovani, non giovanissimi, ma giovani tra i 25 e i 44 anni. Quello che abbiamo trovato noi è una cosa molto importante. Cioè, noi abbiamo chiesto ai consumatori di sigarette elettroniche quali siano state le conseguenze dell'uso della sigaretta elettronica sullo stato di fumo. Quindi abbiamo chiesto ai fumatori se avessero smesso di fumare grazie alla sigaretta elettronica, ai non fumatori se avessero iniziato a fumare a causa della sigaretta elettronica, agli ex fumatori se avessero riniziato a fumare a causa della sigaretta elettronica. Quello che abbiamo visto è che il bilancio è negativo. Il numero di coloro che hanno iniziato o reiniziato a fumare, il 22%, è superiore rispetto al numero di coloro che hanno smesso grazie alla sigaretta elettronica. Quindi anche in teoria, se davvero fosse molto più salutare rispetto alla sigaretta tradizionale, questo dato qua ci dice che il bilancio è negativo della sigaretta elettronica. Questo studio l'abbiamo pubblicato nel 2019 su Tobacco Control, che è una delle riviste più importanti del controllo del tabagismo, del gruppo del BMJ Journals. A complicare la questione ci sono le sigarette a tabacco riscaldato, queste sono le IQOS e le GLO, le IQOS della Philip Morris International e le GLO della British American Tobacco. Queste sono sigarette, si chiamano Heated Tobacco Products, sono un ibrido tra le sigarette elettroniche e le sigarette tradizionali. Come le sigarette elettroniche c'è un dispositivo elettrico che scalda, ma non brucia, loro dicono, un prodotto per generare un vapore contenente nicotina. Loro dicono non brucia perché in realtà arriva a 350 gradi. 350 gradi, se provate a mettere un pollo nel forno a 350 gradi, poi andate a dirgli che si sta solo scaldando e non sta bruciando. Comunque, come le sigarette tradizionali, questo prodotto, il prodotto che viene riscaldato, non è un liquido, ma è tabacco, il vero e proprio tabacco. Allora, noi abbiamo chiesto ovviamente nel 2017-2018 se avessero mai provato questo prodotto gli italiani, se avessero intenzione di provare questo prodotto. Ebbene, l'1,5% aveva provato e il 2,9%
aveva intenzione di provare questo prodotto, l'IQOS. In particolare in questo periodo qua c'era solo l'IQOS, non c'era la GLO. E sembrano piccoli numeri questi, ma in realtà stiamo parlando di più di 800.000 persone italiane che avevano già provato il prodotto nel 2018, e 1,5 milioni di persone italiane che avevano intenzione di provarlo. Attualmente ci sono 600.000 italiani che utilizzano IQOS. La cosa interessante, le vendite mostrano come stia aumentando e il consumo di questo prodotto. Qua siamo fermi al 4%, notizia di ieri è che abbiamo già superato il 5% del market share, quindi è in continuo aumento. Quello che abbiamo osservato e che abbiamo pubblicato sempre l'anno scorso è un aspetto molto importante, che non soltanto i fumatori hanno provato questo prodotto, ma anche coloro che non avevano mai fumato. Ben il 30% di coloro che aveva provato questo prodotto era persone che non avevano mai fumato. Questo cozza un po', tra virgolette, con il fatto che IQOS era stato messo nel mercato era l'acronimo di I Quit Ordinary Smoking, cioè che era promosso soltanto per i fumatori, in teoria. Invece no, perché alla fine è promosso anche ai non fumatori. Addirittura più del 40% di coloro che erano interessati a provare questo prodotto, questo nuovo prodotto, erano o non fumatori o persone che avevano già smesso di fumare magari da anni. Questo sembra una cosa quasi ovvia, ma in realtà questo studio è stato molto importante. Addirittura ci hanno chiamato dal Ministero del Brasile della salute brasiliano per dirci che il nostro studio era stato alla base o comunque aveva contribuito alla scelta di non accettare l'IQOS nel mercato brasiliano, e infatti IQOS non è venduto in Brasile. Noi siamo molto contenti per questo, devo dire la verità. Allora, abbiamo visto per quanto riguarda il fumo che la situazione non è messa malissimo in Italia, anzi, se guardiamo effettivamente quanto sono adottate le misure contro il tabagismo rispetto agli altri paesi, siamo messi bene. Ci sono però questi prodotti nuovi che tra l'altro hanno dei benefici fiscali e regolatori incredibili, questi nuovi prodotti, soltanto perché sono considerati meno dannosi rispetto alle sigarette convenzionali, ma è l'OMS che dice che non è vero, che non bisogna fidarsi di questi prodotti, quindi bisogna stare molto attenti per questo. Parliamo adesso brevemente dell'alcol. L'alcol provoca 3 milioni di morti all'anno. Anche questo è un articolo che abbiamo pubblicato insieme al Global Burden of Disease nel 2018. E, è possibile attribuire all'alcol più del 5% dei dialis, e quindi degli anni di vita in salute persi. E recentemente sono state viste al ribasso le soglie di consumo di alcol per cui che possono essere considerate sicure per la salute, a meno di 100 grammi di alcol alla settimana. E preferibilmente raccomandato 0 grammi, anche in questo studio che abbiamo pubblicato. Io sinceramente non ero molto d'accordo, ma mi sono adeguato. Cos'è che abbiamo visto per quanto riguarda i trend dell'alcol? È calato tantissimo il consumo di alcol negli ultimi 60 anni, come potete vedere a questo studio del mio gruppo. Possiamo vedere come si sia ridotto di un terzo. Questa qua è l'Italia, qua vediamo la Francia, la Spagna. In Italia è calato da 20 litri all'anno pro capite il consumo di alcol a 6,7 litri di alcol pro capite nel 2010.
Questi sono dati dell'OMS che provengono dall'Istat, vengono presi in considerazione anche i dati della FAO e i dati dell'industria, quindi diciamo che sono il gold standard, non sono messi in discussione. E fanno vedere che anche in Francia e anche in Spagna, cioè nel bacino mediterraneo, c'è stata una riduzione notevole dei consumi. Negli altri paesi, non del bacino mediterraneo, in Germania, in Inghilterra, in Polonia, non c'è, il trend è leggermente diverso, non si vede questa riduzione netta come abbiamo visto di là, perché in realtà quello che è calato è il consumo di vino, cioè nei paesi in cui si consumava vino, si consumava spesso il vino durante i pasti e durante entrambi i pasti, ma invece ultimamente si accettava soltanto il consumo di vino soltanto durante, per la cena, per la maggior parte della popolazione, e questo ha contribuito a ridurre fortemente i consumi di alcol pro capite. Anche noi tra il 2006 e il 2013 nelle nostre indagini DOCS abbiamo aggiunto informazioni relative all'alcol, abbiamo osservato questa diminuzione da quasi 6 bicchieri alla settimana pro capite a meno di 5 bicchieri alla settimana, ma come possiamo vedere non tutti i tipi di bevande alcoliche sono diminuite, anzi queste qua si sono leggermente alzate, mentre invece il vino è proprio diminuito da 4 a meno di 3 bevande alla settimana pro capite. Quindi anche noi siamo riusciti ad apprezzare questo. Ovviamente gli uomini bevono più delle donne e i più anziani bevono più dei giovani, però come possiamo vedere qua possiamo apprezzare il fatto che mentre tra gli anziani si beve soltanto vino, quasi esclusivamente vino, tra i giovani invece si beve molto più frequentemente la birra e gli spirits. Questo è un po' preoccupante perché il vino generalmente viene bevuto durante i pasti, mentre invece la birra e gli spirits, soprattutto tra i giovani, vengono bevuti durante i weekend, magari c'è il fenomeno del binge drinking fuori dai pasti, e il pattern di consumo degli alcolici, di questi prodotti è importante per valutare poi il rischio, insomma, di malattie collegate all'alcol. Quindi però anche qua possiamo dire che in Italia c'è stata una netta diminuzione dell'alcol negli ultimi 60 anni e devo dire che l'Italia risulta il paese tra quelli ad alto reddito e con più di 10 milioni di abitanti, il secondo paese dopo, mi sembra, gli Emirati Arabi Uniti, ma lì c'è un altro motivo per cui non si beve, con il più basso consumo di alcol. Quindi, insomma, dobbiamo fare i complimenti. Per quanto riguarda l'obesità, un altro importantissimo fattore di rischio, noi sappiamo che viene misurato tramite l'indice di massa corporea. L'indice di massa corporea è in peso, in chilogrammi, diviso per l'altezza, in metri al quadrato, e un BMI, un indice di massa corporea superiore a 30, mi indica l'obesità. Bene, nel 2013 abbiamo pubblicato questi dati relativi all'obesità in Italia e vediamo che intorno al 9-10% degli italiani adulti riportano di essere obesi. È una stima molto bassa, che se la confrontiamo con gli altri paesi, questo è un nostro studio che abbiamo condotto nel 2010 in Europa, in 18 paesi europei, se la confrontiamo con gli altri paesi europei, diciamo, risulta la più bassa stima, addirittura sopra in Nord Europa e nell'Est Europa, in molti paesi c'è una prevalenza di obesità superiore al 20%, addirittura negli Stati Uniti c'è un'obesità di superiore al 30%, quindi ma anche da questo punto di vista non è male.
Adesso vi faccio vedere dei dati che non sono stati pubblicati, ma sono molto importanti, sui trend dell'obesità in Italia. Abbiamo raccolto i dati relativi ai più importanti sistemi di sorveglianza italiani, ne manca qualcuno, però sono tra i più importanti, quindi abbiamo l'Istat, l'indagine multiscopo Istat, Passi d'Argento, GFK, Doxa e Occhio alla Salute, e possiamo vedere che c'è una certa corrispondenza, nel senso che c'è un certo agreement, e la prevalenza di obesità si aggira, cioè è aumentata, ma tra il 8-10% fino al 9-11%, quindi è aumentata in 10 anni di pochissimo in realtà, simile tra uomini e donne, ed è bassa in tutti, relativamente bassa tra i giovani, tra gli adolescenti, è molto alta nell'unico studio che riporta i dati relativi ai bambini di 8-9 anni, però questa obesità poi non si vede tra i 14-17 anni, quindi diciamo è preoccupante questo dato, però bisogna capire che cosa è successo anche, e effettivamente qua abbiamo delle prevalenze molto, molto basse di obesità. Poi aumenta ovviamente con l'età, è chiaro, è quasi fisiologico, ma alla fine anche aumentando non supera mai il 15%. E noi ci dobbiamo confrontare con i paesi in cui abbiamo il 30% come gli Stati Uniti o anche il 20% come l'Inghilterra. C'è un gradiente nord-sud importante, sia nei bambini che tra gli adulti. Come si può vedere, comunque rimane relativamente bassa. Quindi anche lì possiamo essere contenti abbastanza. Devo dire che l'obesità così bassa è certamente merito della nostra dieta mediterranea. Dopo vi faccio vedere almeno la citazione di un articolo che mostra come la dieta mediterranea sia in grado di ridurre l'obesità o comunque di tenere calmierata l'obesità nei paesi dove viene adottata. E di dieta mediterranea si è parlata anche all'IG Nobel, questo premio che ho ricevuto. Adesso vi faccio vedere se parte questo video. Ladies and gentlemen, the Ig Nobel Prize. The Medicine Prize. The winner is from Italy and the Netherlands. The prize goes to Silvano Gallus for collecting evidence that pizza might protect against illness and death if the pizza is made and eaten in Italy. Please welcome Silvano Gallus. Thank you. Thank you. So, what did we find in our research? We found that analyzing data from a combination of large Italian epidemiological studies, we found that people who regularly consumed pizza had a decreased risk of digestive tract cancer and acute myocardial infarction. Our interpretation is that in Italy pizza may represent a general indicator, a marker of the Italian diet, that as other Mediterranean diets has been shown to have major health benefits. In conclusion, we recommend eating Italian pizza, but it should be Italian, and therefore, but please, please hold the pepperoni for health reasons and also pineapple as a matter of taste. La ragazzina a lamentarsi arrivava dopo un minuto. Ciao, bene.
Questo qua è stato il premio. In realtà poi il giorno dopo sono andato, no il giorno dopo, beh un paio di giorni dopo sono andato all'MIT che c'era la presentazione di 5 minuti di tempo, qua avevamo ben più tempo. Ho presentato questa presentazione che vi faccio vedere anche voi molto velocemente. Però poco più di 5 minuti ci metto perché poi voglio spiegare bene che cos'è uno ratio o cercare di far capire che cos'è uno ratio, come interpretarlo. Fatto sta che erano studi caso controllo molto importanti, questa qua è una rete di studi caso controllo dove avevamo l'informazione sul consumo di pizza. Ci ha sempre chiesto come mai avevate l'informazione sulla... È ovvio, perché avevamo un food frequency questionnaire e la pizza è uno degli alimenti più frequentemente consumati anche in Italia, quindi è ovvio che avevamo anche l'informazione della pizza, l'informazione di un sacco di alimenti, un'ottantina mi sembra di alimenti. Avevamo 3.000 casi di incidenti di tumore del tratto digestivo, 5.000 altri casi di altri tumori e 500 casi di infarto miocardico acuto non fatale e un totale di circa 10.000 controlli, persone sane che quindi per cui siamo riusciti a confrontare i consumi di pizza. Bene, quello che abbiamo trovato è rappresentato da questo grafico. Abbiamo stimato gli odds ratio, che sono delle stime del rischio relativo. E dicono questo, che posto a 1 il rischio per i non consumatori di pizza, il rischio dei consumatori di pizza regolari, quindi quelli che mangiavano più di un pizza alla settimana, era di 0,66, inferiore. Per quanto concerne il tumore del cavo orale della faringe, 0,41 per quanto concerne il tumore dell'esofago, 0,74 per il tumore del colon e 0,62 per l'infarto miocardico acuto. Per questi non abbiamo trovato alcuna associazione significativa. Perché? Perché in realtà il rischio relativo si interpreta in questo modo: se il rischio relativo è uguale a 1 o l'intervallo di confidenza a cavallo dell'unità, come in questi casi, non abbiamo nessuna associazione statisticamente significativa. Se il rischio relativo è minore di 1, come in questi casi, abbiamo una diminuzione del rischio, mentre invece se il rischio relativo è maggiore di 1 e l'intervallo di confidenza non include l'unità, abbiamo un aumento del rischio. Quindi qua possiamo vedere che abbiamo un rischio ridotto del 30% più o meno per il tumore della cavo orale faringe del colon, un rischio ridotto del 60% per il tumore dell'esofago e un rischio ridotto del 40% per l'infarto miocardico acuto. Ovviamente abbiamo pubblicato questi dati in riviste molto importanti. International Journal of Cancer è una rivista molto importante, allora era più importante di adesso, questo nel 2003, perché in realtà stiamo parlando di un po' di anni fa. Poi nel 2004 abbiamo pubblicato l'articolo sulla pizza sull'infarto miocardico acuto e nel 2006 abbiamo pubblicato quest'altro articolo. Ovviamente i mass media hanno subito reagito, ci sono state interviste da parte del New York Times, ma non soltanto la Lay Press, ma anche la comunità scientifica ha reagito con una news di BMJ che diceva che dopo la French Paradox arriva l'Italian Enigma. E questa qua era la piramide alimentare che vedeva alla base gli alimenti che dovevano essere più frequentemente consumati, mentre in cima gli alimenti che dovrebbero non essere consumati o essere consumati più raramente. C'era chi voleva già cambiare in questo modo la piramide. Ma noi, perché in realtà la nostra interpretazione non era mangia pizza sarai protetto, ma la nostra interpretazione era diversa. Cioè, in Italia noi avevamo capito che la pizza poteva
rappresentare allora, almeno non è detto che rappresenti più oggi la stessa cosa, un indicatore dell'aderenza della dieta mediterranea, che la dieta mediterranea sì che ha mostrato avere dei benefici notevoli, no? Soltanto questo articolo sul New England che mostra che la dieta mediterranea, l'aderenza alla dieta mediterranea aumenta la sopravvivenza nella popolazione greca, oppure ci sono altri articoli che mostrano appunto che l'aderenza alla dieta mediterranea riduce l'overweight e l'obesità nelle popolazioni dove c'è una dieta mediterranea, dove c'è un'alta aderenza della dieta mediterranea, oppure che è associata a una migliore qualità della vita. Questo qua è un articolo che abbiamo considerato noi e dove abbiamo fatto vedere che le caratteristiche, dopo vi faccio vedere qualcosa, che le caratteristiche della dieta mediterranea, che sono in buona sostanza questa, dopo ne vediamo alcune insieme, quindi più in dettaglio, sono associate favorevolmente con il rischio del tumore, di vari tumori. Devo dire che non ho fatto tutti questi studi da soli, ma c'era tutto il team e in particolare mi fa piacere citare la dottoressa Cristina Bosetti e il professor Carlo Lavecchia. E poi devo ammettere che io devo dichiarare a tutti i costi un mio conflitto di interessi, perché sono un grande amante della pizza, questo qua devo ammetterlo. Bene, questa qua era la presentazione che ho fatto all'MIT, insomma, e si sono divertiti, gli americani si divertono molto con la pizza che protegge, insomma. E volevo parlare un attimo, se abbiamo ancora qualche minuto, della dieta mediterranea, che è stata teorizzata come modello di nutrizionale da questo Ansel Keys, che era un medico, un epidemiologo americano che è venuto in Italia per capire come mai ci fossero queste popolazioni così longeve, e allora ha teorizzato appunto come modello nutrizionale la dieta mediterranea, che poi ha ottenuto anche è diventato patrimonio culturale dell'UNESCO. E allora vi voglio far vedere un po' i rischi relativi che abbiamo trovato per le caratteristiche della dieta mediterranea sui tumori. Guardiamo l'abbondante consumo di frutta. Questi qua sono i rischi relativi per un alto terzile di intake, quindi un alto consumo quindi rispetto a un basso consumo di frutta. Come possiamo vedere, per tutti questi tumori selezionati abbiamo una riduzione del rischio per un alto consumo di frutta rispetto a un basso consumo di frutta nella nostra popolazione. Questi sono dati relativi a studi caso controllo su 10.000 casi, quindi sono importanti studi, e 12.000 controlli. Guardiamo la verdura, anche qua vediamo moltissimi tipi di tumori, e sono quasi tutti tumori dell'apparato digerente. La verdura risulta protettiva rispetto a non consumare verdura per tantissimi tipi di tumore. Quindi poi abbiamo il basso consumo di carne, non abbondante. Infatti, che cosa succede? Il consumo di carne viene a rischio, in realtà, viene a rischio proprio per gli stessi tumori, per i tumori dell'apparato digerente. Poi possiamo guardare per il pesce, invece abbiamo trovato una riduzione del rischio per molti di questi tumori. Poi magari vi lascio le diapositive se volete farle circolare, così uno può. Oppure potete guardare questo articolo dove c'è tutto. Cereali integrali risulta non raffinati, risulta protettivo, invece per i cereali raffinati risulta a rischio, almeno per il tumore del cavorale della faringe,
per lo stomaco, il colon e la tiroide. Dunque la dieta mediterranea quindi sicuramente ha un ruolo molto importante per la sopravvivenza, per la qualità della vita, per l'incidenza di malattie cardiovascolari, di tumori. E di dieta mediterranea si parla anche nel nuovo IF, si chiama così, e l'Italian Institute for Planetary Health, che è un istituto virtuale condotto come, cioè è una joint venture tra l'Istituto Mario Negri e l'Università Cattolica, dove si studierà la relazione tra l'alimentazione e ambiente, l'insorgenza o progressione di malattie e l'invecchiamento in salute. Volevo citarlo per promuovere anche questo istituto che ha un ruolo molto importante in questo momento presso il Mario Negri, e quindi studieremo molto attivamente questa, la dieta in generale, in particolare la dieta mediterranea. In conclusione possiamo dire che in Italia si fuma meno rispetto alla media dei paesi europei, e ciononostante più del 10% di tutte le morti sono attribuibili al fumo. In Italia i consumi di alcol sono diminuiti moltissimo, come abbiamo visto, drasticamente negli ultimi 50 anni, principalmente per il crollo del vino, dei consumi di vino. Poco più del 10% della popolazione adulta italiana è obesa, abbiamo visto, ma questa percentuale è relativamente bassa rispetto a molti altri paesi, in particolare rispetto agli Stati Uniti, ma non solo, Canada, e rispetto anche a molti paesi dell'Est Europa o del Nord Europa. Quindi anch'io ho voluto scrivere un articolo dal titolo Lunga vita agli italiani, dove mostravo che appunto abbiamo dei relativamente bassi, questi qua sono tutti paesi ad alto reddito con più di 10 milioni di abitanti, sono tutti. E come possiamo vedere siamo in una buona posizione, relativamente buona posizione per quanto riguarda la smoking prevalence, una buona posizione, ottima posizione, seconda soltanto all'Arabia Saudita, cosa che avevo detto prima, gli Emirati Arabi Uniti, ma era l'Arabia Saudita, scusate. E poi una ottima posizione anche per la prevalenza di obesità, e non è un caso che ci sia una attesa di vita così alta in Italia. Però bisogna stare attenti, perché ci sono delle nuove minacce, sia il controllo del tabagismo, e ne abbiamo parlato molto vagamente, ma si potrebbe fare molti discorsi, che sono le sigarette elettroniche e le heated tobacco products, quindi sono le IQOS e le GLO, e anche per le sigarette rollate a mano, perché un eventuale aumento della tassazione non porta una diminuzione, non porta più una diminuzione dei consumi, se poi uno può passare a un prodotto meno costoso. Bisogna stare attenti anche ai pattern di consumo di alcol scorretti, non ne ho parlato più di tanto, però il consumo fuori dai pasti, che è molto presente nei giovani. Bisogna fare attenzione anche e soprattutto all'allontanamento dalla dieta mediterranea, e qua ho riportato soltanto uno studio in cui fa vedere che l'aderenza alla dieta mediterranea sta diminuendo soprattutto nei giovani in Sud Italia. Io mi fermo qua e vi ringrazio per l'attenzione. Inizia un forum, nel senso che noi ti mettiamo lì e iniziano ad arrivare le domande. Vabbè, vedremo se riuscirò a rispondere. Allora, iniziamo con gli allievi. Beh, del resto c'è tanto da chiedere, tante curiosità. Ci sono domande? Sì. Ovviamente chi vuole fare la domanda deve... Ovviamente poi... Buonasera, sono Federico Granziera e al momento sto facendo un post laurea presso IFC CNR.
Le vorrei chiedere, quando Franco Berrino parla di la buona pasta industriale, cosa intende? Bisogna chiederlo a Franco Berrino. Perché ho visto che quando si parlava di cereali raffinati, insomma, aveva messo l'immagine di pasta e quindi vorrei chiederle se si può descrivere questa non concordanza tra affermazioni. Non lo so, nel senso che noi questo è quello che abbiamo trovato empiricamente nei nostri dati. Io non so a che cosa si riferisca Berrino e non voglio rispondere per lui, ci mancherebbe altro. Però noi abbiamo trovato questo, effettivamente ci ha sorpreso anche a noi che la pasta raffinata sia così a rischio per quei quattro tumori. Però abbiamo trovato questo. Rispetto ai cereali integrali, diciamo, non c'è confronto. Ci sono anche le paste integrali, quindi qua stiamo parlando di paste raffinate. Poi c'è anche un quesito interessante sulla pasta, cioè capire anche da chi è fatta, da chi è prodotta, da dove vengono i grani, che tipo di protocollo viene utilizzato. Certamente questo viene appiattito nei nostri studi, perché chiediamo ovviamente soltanto la pasta, un po' come la pizza, non è che abbiamo chiesto se era pizza margherita o che tipo di pizza fosse o da dove l'avesse presa, in pizzeria o fuori dalla pizzeria. È ovvio che uno può fare delle considerazioni, dire allora si mangiava una pizza generalmente soltanto margherita, non è che ci fossero tanti tipi di pizza, e noi abbiamo richiesto espressamente una pizza di 200 grammi, quindi che è una pizza relativamente piccola, perché quelli attuali sono più grandi, e quindi stavamo parlando di una pizza che portava un apporto calorico di 600 calorie, che per un pasto completo non è esageratamente grande. Adesso sono passato alla pizza, ma in realtà la stessa cosa riguarda anche il piatto di pasta, nel senso non abbiamo la possibilità di capire quale fosse la pasta specifica. Ho capito. Altre domande? Sì. Si presenti poi. Buonasera, sono Alma Di Carlo e sono una biologa. Una domanda a proposito del fumo. Quando parlate di fumatori, quante sigarette al giorno fumano per essere definiti tali? Per essere definiti fumatori devono avere fumato 100 sigarette nella vita. Questo per essere definiti ever smokers, cioè fumatori. Dopodiché non devono avere smesso da 12 mesi per essere considerati fumatori, quelli che noi chiamiamo in italiano fumatori, che in inglese si chiamano current smokers. Mentre invece chi ha smesso da più di un anno, perché si aspetta un anno per avere conferma e validità dello stato di fumo, può essere considerato un ex fumatore. Questo è quello che chiediamo ed è più o meno lo standard in tutte le survey sul fumo, però dipende. Vincenzo? Sono Vincenzo Longo, appunto, responsabile dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR di Pisa. Volevo fare una precisazione, cioè un commento, diciamo, che condivido con quello che dice sulla sigaretta elettronica, e poi una domanda. Il commento è sulla sigaretta elettronica. Insieme ai colleghi di Bologna, noi abbiamo pubblicato su Scientific Report un lavoro. Dimostra chiaramente la tossicità, diciamo, della sigaretta elettronica in termini di danno ossidativo, di mutagenesi, di induzione di alcuni citocromi P450, quindi concordo pienamente con quello che lei ha detto, quindi diciamo così ci vuole molta attenzione a questa. La domanda invece è sull'utilizzo, mi pare che sia in questo lavoro che lei riporta, l'utilizzo della carne, perché quando i dati poi vengono presentati così, diciamo così, la gente ha quasi paura di mangiare la carne, quindi volevo chiedere anche a lei la quantità, perché la quantità poi, diciamo così, giustamente lei ha fatto vedere anche la piramide alimentare, quindi ce l'abbiamo la carne nella dieta mediterranea.
quantità ridotte, eccetera. Ecco, quando si vedono questi dati, devo capire anche la qualità, perché poi quando si parla di carne dobbiamo anche capire, perché se no si rischia di fare, ma non è una critica assolutamente a questi dati qui che sono corretti e giusti, però diciamo quando si parla di carne e si dice che non va bene, dobbiamo anche pensare a come viene conservata, ai nitrati, ai nitriti che ci vengono messi, eccetera, eccetera. Quindi è la carne in quanto tale oppure è tutto il processamento, eccetera? Questo è uno. Ma anche il tipo, il benessere animale che può entrare in gioco in tutto questo. Quindi secondo me andrebbe fatto un discorso più ampio, ci proprio per non criminalizzare questo alimento, che invece può avere anche diciamo così, delle proprietà e delle molecole, uno sono diciamo così, anche dei peptidi più attivi che ci possono essere, che possono essere presenti, eccetera. Quindi è un pochino questo, e quindi la domanda è che quantità, cioè avete anche un'idea della quantità di carne ingerita in questo? Dunque qua, allora, mi fa molto piacere la domanda, adesso si spiego anche perché. Dunque qua si parlava del terzo terzile verso il primo terzile come consumi, quindi un alto consumo rispetto a un basso consumo di carne. Mi fa molto piacere la domanda, perché in realtà ovviamente in questa presentazione non potevo dare, cioè non si può commentare tutte molto in dettaglio. Mi fa piacere la domanda perché a un certo punto la IARC ha deciso di fare la monografia sulla carne. È stato quanto tempo fa? Pochi anni fa, 5 anni fa ha fatto la monografia sulla carne e l'ha messa nel gruppo 1, che sono, vuol dire cancerogeno, sicuramente certamente cancerogeno per l'uomo. Cosa è successo? Che i giornali hanno iniziato a scrivere la carne come il fumo. Allora, dicono, un giornale scrive la carne come il fumo, il secondo giornale scrive la carne come il fumo come la carne, così non ci ho visto più, ho dovuto scrivere un articolo. Allora ho scritto un articolo per l'International Journal of Cancer con la Cristina Bosetti, che si intitola La carne non è come il fumo, oppure una roba tipo come il fumo c'è solo il fumo, una roba del genere, dove ho fatto una disamina del fatto che non si può considerare la carne alla stregua del fumo, ma non ci pensiamo neanche, perché poi c'è una quantificazione del rischio ed è bassissimo per la carne rispetto al fumo. Non si possono paragonare le due cose, perché sennò uno dice vabbè, io non mangio carne e me la cavo, posso fumarmi un pacchetto di sigarette. Quindi questa cosa qua io sono completamente d'accordo. Certamente c'è ma in più devo dire la verità che la carne, noi abbiamo fatto vedere soltanto gli effetti sui tumori, ma voglio dire, bisognerebbe fare un discorso ben più ampio. In realtà il tumore sotto indagine per la carne è il tumore del colon, colorretto. E poi in realtà questa carne qua considerava anche gli insaccati, per esempio. Gli insaccati sì che sono considerati a rischio e c'è una più evidente, diciamo un'evidenza maggiore per gli insaccati rispetto alla carne rossa anche. Poi tra l'altro si parla di carne rossa, non in generale, non della poultry o altri tipi di carne. Quindi sono completamente d'accordo che bisogna fare anche attenzione. In questo caso qua volevo proprio dimostrare che la dieta mediterranea, ovviamente, quindi ho messo in risalto anche i dati proprio per far vedere come la dieta mediterranea comunque è davvero un tipo di dieta che è molto salutare per quanto riguarda i tumori. Buonasera, io sono Margherita Maffei, Istituto di Fisiologia Clinica CNR, e mi occupo di obesità. Sì. E mi occupo di obesità. Una domanda così, molto naif. Si fa un gran parlare in ambito nutrizionista, dietista, di queste diete che tengono conto del tempo in cui si mangia, cioè il digiuno intermittente, il tempo del giorno in cui si mangia, non lo so, non so quanta base scientifica ci sia in questo. Mi chiedo, nella vostra enorme mole di dati, ci sono dei dati su
come mangiano le persone, cioè quando mangiano, se c'è una correlazione in qualche modo tra il loro stato di salute generale e i loro tempi del pasto. No, ma è molto interessante la cosa. Cioè, devo dire che noi non abbiamo dati di questo tipo, perché non li abbiamo raccolti, devo dire anche perché non li abbiamo raccolti, perché li abbiamo condotti questi studi qua tra il 1992 e il 2002. Allora, è ovvio che allora non se ne parlava neanche di questo. Quindi io sono molto interessato all'argomento, e se ne può parlare. Però in realtà non abbiamo dati di questo tipo, quindi non ho idea dell'efficacia. Bisognerebbe fare una revisione della letteratura oppure condurre uno studio su questo per vedere effettivamente può avere un ruolo o meno il tempo di... Adesso ne abbiamo parlato ieri anche un po' con i colleghi della dieta di... come si chiama? No, dello showman, Fiorello, che c'è stata adesso la dieta di Fiorello che è dimagrito, perché non mangia dalle 5 in poi del pomeriggio. Non ho proprio idea, però interessante sarebbe scoprire empiricamente. Sì, prego. Perché poi i giornalisti su questi studi qui appunto cacciano certamente, le meglio certamente. Testate. Allora, però attenzione, cioè, secondo me bisogna è importante seguire il metodo scientifico. Però è appannaggio di pochi il metodo scientifico. No, lo so, infatti noi dobbiamo essere molto bravi a comunicare queste cose, cioè è la cosa anche difficile. Dunque, io posso dire che sono molto attendibili anche perché sono stati confermati poi di volta in volta anche da EPIC, dalle coorti, perché poi in realtà i nostri dati sono soggetti anche a critiche, perché arrivano da studi caso controllo dove l'esposizione è retrospettiva, okay? Non è prospettica, invece... I migliori studi sono quelli di coorte, gli studi coorte. Però se andiamo a vedere anche delle revisioni sistematiche di studi coorte, degli studi sono abbastanza in linea, assolutamente. Congratulazioni per la presentazione. Io sono un ricercatore anch'io, ma in campo di fisica, quindi diciamo non c'entra niente. Campo? Della fisica, delle nanostrutture. Mi incuriosiva, adesso faccio un po' l'esempio, diciamo carne versus pesce per dire, però si potrebbe anche estendere alla dieta in generale. Se è possibile in qualche modo quantificare qual è la quantità ottimale di carne rispetto al pesce da mangiare, considerando l'apporto di nutrienti che l'uomo ha bisogno, considerando appunto diciamo le malattie indotte o non indotte da uno dei due alimenti, e anche del costo, perché alla fine la carne, magari alcune carni costano poco e alcuni pesci costano tanto. Si potrebbe pensare a un modello per ottenere questo risultato, non ho idea io, e devo dire che io devo dire la verità, io non mi occupo più di dieta nel senso di questi studi anche caso controllo ormai da una quindicina d'anni, quindi sono tutti argomenti che mi interessavano 15 anni fa, mi interessano ancora ovviamente, ma adesso con tutto quello che c'ho da fare non riesco più a occuparmi di questo. Però è un si può assolutamente, si può anche andare a vedere in letteratura se c'è già pubblicato qualcosa per vedere qual è l'ottimo consumo di carne rispetto pesce rispetto a carne. In realtà poi viene fornito da queste piramidi alimentari. Adesso non c'è più la piramide alimentare, ma c'è un piatto diviso nei vari tipi di alimenti.
queste piramidi sono supportate, sono introdotte dai ricercatori epidemiologi e nutrizionisti di Harvard, quindi ci si può fidare di questi loro dati. Però non ho una risposta per la sua domanda. Salve, la ringrazio innanzitutto per la conferenza. Io sono Anas Khalil, quarto anno di medicina. E mi era venuto un dubbio. Cioè, nella popolazione giovanile, cioè la mia, c'è questo falso mito per cui, riguardo il fumo, per cui fumare una o due sigarette al giorno non fa niente. Lei ha per caso qualche dato sulla stratificazione del rischio in funzione della frequenza di fumo? Sì. Purtroppo, perché avevo una bella presentazione ma non l'ho riportata, quindi lasciamo perdere. Comunque allora rispondo soltanto. Sì, no, assolutamente. Si sa che non è lineare il dose risposta con il numero di sigarette, né per i tumori né per il cardiovascolare. Soprattutto per il cardiovascolare. Cosa vuol dire questo? Allora, infarto miocardico acuto. Abbiamo i consumatori di sigarette, di 20 sigarette al giorno, hanno un rischio di 2 rispetto a chi non ha mai fumato. Di 10 sigarette al giorno uno si aspetterebbe un rischio di 1,50, quindi di 50% di eccesso di rischio. Invece no, è l'85% di eccesso di rischio. E anche a ridurre a 2 sigarette al giorno, ci sono 2 studi molto importanti che sono stati pubblicati di recente, anche ridurre a 2 sigarette al giorno, addirittura uno studio a una sigaretta al giorno, ha mostrato degli eccessi di rischio per sia l'infarto, per le malattie cardiovascolari, sia per i tumori. Mi spiace non farle vedere i dati direttamente, perché insomma l'impatto visivo è più importante in realtà di molte parole. Però è così. Se mi dà la sua email le mando i lavori, perché sono molto importanti. Tra l'altro pubblicati sul BMJ, quindi non stiamo parlando di lavori. Prego. Ritorniamo un attimo alla carne. Io sono Enrico Bonari e sono un agronomo. E la domanda la faccio da agronomo. Sono disponibili dati di differenze tra carne dei monogastrici o carne dei poligastrici? Non le so dire. Perché per un agronomo significa una cosa completamente diversa. Immagino. No, per fare un chilo di carne dei monogastrici ce ne vogliono 6 di cereali, per farne 1 chilo di poligastrici ce ne vogliono 9 chili di cereali. Questi sono, guardando al consumo nel mondo, se si trovasse anche il modo di suggerire un maggior consumo di carne di monogastrici rispetto a poligastrici, ne sono certo, sarebbe una bella operazione. Ne sono certo. Purtroppo non avevamo l'informazione assolutamente, a meno che non si sappia quale fosse il consumo medio di 30 anni fa, cioè, e non lo sappiamo. Sono Gianfranco Natale, un docente universitario. Volevo avere qualche informazione sul fumo passivo nelle sigarette elettroniche. Perché mi è capitato di dentro queste nuvole ogni tanto e mi hanno ricordato i fumogeni dei concerti. Cioè non sanno di niente, ma volevo sapere se c'era qualcosa di pericoloso. Il problema è anche quello. Allora, una cosa bellissima che vi dico in anteprima, perché è appena finito lo studio dei 12 paesi europei che abbiamo condotto, si chiama TACSH, Tackling Second Hand Smoke, che è basato tutto questo studio qua sulla second hand smoke, quindi il fumo passivo, e ovviamente anche sul si chiama second hand aerosol, l'abbiamo definito, adesso si chiamerà così.
cioè l'aerosol passivo delle sigarette elettroniche. Allora, prima di tutto non è aria pura, c'è un PM, un particolato che è altissimo, la sigaretta elettronica. La cosa bellissima che abbiamo riscontrato è questa, che mentre un fumatore in Europa in media espone poco meno di un non fumatore alla sigaretta, al fumo passivo della propria sigaretta, un consumatore di sigaretta elettronica in media espone 6,7 non consumatori di sigaretta elettronica al fumo passivo. Quindi il problema è che qua, con questa storia che la sigaretta elettronica non fa male, si può consumare sigaretta elettronica ovunque e quindi si espone al fumo passivo della sigaretta elettronica, che si chiama aerosol passivo della sigaretta elettronica, la popolazione dei non consumatori. E questo qua va vietato subito, ma non è che va vietato perché siamo talebani, va vietato perché non ha senso. Cioè, io capisco ancora uno che mi dice: vabbè, ma se consuma sigaretta elettronica al posto di fumare sigarette normali, è una riduzione del danno. Non sono d'accordo, ma lo capisco. Ma a questo punto, dato che non può fumare sigarette in un locale pubblico, non si capisce perché debba poter consumare la sigaretta elettronica. Davvero, perché è un incentivo all'acquisto della sigaretta elettronica. Noi abbiamo dimostrato adesso che il 75% di consumatori di sigaretta elettronica consumano laddove non si può fumare la sigaretta convenzionale, cioè nei luoghi di lavoro, nei ristoranti, nei bar. E questo è il problema. Quindi, comunque, la risposta in realtà sulla safety della sigaretta, del second hand aerosol, è pericoloso, devo dire la verità, cioè che è dannoso anche per, devo dire la verità, i livelli di alcune sostanze tossiche, per esempio di metalli, di aldeidi, sono molto inferiori rispetto alle sigarette convenzionali, sì, rispetto a quelle delle sigarette convenzionali. Buonasera, io sono Alberto Baldini, un allievo della scuola del primo anno. Noi abbiamo, almeno nell'immaginario collettivo, l'idea, pensando agli Stati Uniti, dell'americano medio, comunque di ceto medio-basso, che frequenta molto maggiormente fast food rispetto, ad esempio, a un europeo dello stesso livello, a un italiano di ceto medio. Questo fenomeno si pare essere sviluppato soprattutto nelle classi e nelle fasce più deboli della popolazione. Visto che lei ha studiato anche in Italia questo fenomeno per quasi 20 anni, ha visto un cambio di trend a seguito della crisi economica del 2008 o un peggioramento delle nostre abitudini anche alimentari negli scorsi 10-15 anni? Dunque, non l'ho studiato, però effettivamente è un buon punto. Noi abbiamo studiato gli effetti della crisi economica sui suicidi e sul fumo, quindi un altro, però è molto interessante questo aspetto. Ed è verissimo che le crisi economiche sono associate a un peggioramento, questo qua è chiaro dalla letteratura, ad un peggioramento anche dei behavioral, dei fattori di rischio comportamentali, cioè anche rischi alimentari. Quindi mi aspetto che sia così, e probabilmente quell'articolo ultimo che abbiamo visto, che dimostra che nell'ultimo periodo, che questo qua era tutto prima della crisi economica, però mi aspetto che l'aumento, la riduzione, scusate, dell'aderenza alla dieta mediterranea abbia avuto una riduzione ulteriore dopo la crisi.
Ci sono altre domande? Quesiti? Alcol e allattamento. Vuoi dire non qualcosa? Non so, non posso... Preferisco non rispondere. No, preferisco non rispondere perché risponderei creerei un po' di discussione. No, io non so cosa dire. No, nel senso, io so che il più grande esperto che conosco di ecologia, di questi aspetti, mi ha detto che non c'è una necessariamente un veto nel consumare alcolici su o comunque durante l'allattamento. No, in realtà in gravidanza, parlare di gravidanza. Ah, addirittura. Che quindi questo messaggio che viene mandato è un po'... Certo che se la dose suggerita è zero, anche per una persona... Ovviamente mi riferivo al classico bicchiere di vino rosso. Immagino. No, però non ho idea. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei di nuovo il dottor Gallus. Grazie mille. E ora inviterei i delegati del corso, anzi le delegate del corso Alice Favero e Rossella Facchin. No, c'è tutto un rituale ora, tipo Ig Nobel, no? Per cui ora, ora una delle due casomai descrive che cosa deve fare. Innanzitutto la invitiamo a firmare il signature book di Orizzonti in Biologia e Medicina. Il signature book, appunto, ci sono tutti i relatori di Orizzonti, per cui rimarrà secula seculorum. E quindi, bene, e andiamo avanti con... Dopodiché le consegniamo questo attestato che certifica che lei è uno di noi allievi. Dopodiché chiamiamo i rappresentanti degli allievi di medicina per un omaggio da parte di noi allievi. Di tutti gli allievi. Bene, Anna Scalil e Luca Tessieri. Grazie mille. Vediamo un po'. Ci vuole il buchino, ovviamente, tutte cose utili, insomma, cose che restano e che non si disperdono da questo punto di vista. La penna. Bene, grazie. Ora invito gli allievi ordinari di medicina a venire qui per la foto dell'annuario. E c'è anche un'ultima cosa, che è la spilla che ora Silvano Gallus porterà sul bavero della giacca, come chi l'ha preceduto, da Luigi Naldini, Alberto Mantovani, John Gurdon, tutti loro, anche lui porta la spilla degli allievi di medicina della Scuola Sant'Anna, che invito qui per la foto dell'annuario. Grazie.
Per i restanti rinvito al prossimo appuntamento a febbraio con Goran ed Esterna. Grazie.